Passiamo a questa domanda. Manca ora. A 16 anni. Il numero 1. Un miracolo. 2 con 56 grammi. Il numero 2. 2. 56 grammi pure. 100 grammi. Scusi, no? Numero 4. 2. 88. Numero 3. Una busta compresa. 34. Numero 6, una frucca, 42, numero 7, numero 5 prede, 120. Sì. Poi c'è una categoria a parte, che quelli che hanno doppie tessere, oltre a quelle in antesca, hanno altre tessere. Questo non è una cavignola, questo è un garanco dentice, per cui non è prevista la misura delle cavignole, se no non l'avremmo preso. Questo per... non è una cavignola. Garanco dentice si chiama. Quindi, numero 1, 606 grammi. E secondo me, se non si fa in questa occasione, l'applauso poi sarà la stessa cosa. Numero 2, 3... 414 grammi. Internet l'ho scritto anche sul messaggio, perché mi faceva piacere sotto Natale così rinnovarci anche. Grazie, è stato veramente un piacere essere presente come sempre in questi 5 anni alle vostre manifestazioni. Sono un po' amareggiato perché eravamo d'accordo con
con Sergi, che stavolta il pescato l'avrebbe regalato a me, e purtroppo giusto oggi non è andata bene la pesca. Quindi devo andare a trovarmi, meno male che vado da Cereale da mia suocera a pranzare, altrimenti oggi sarebbe stata dura veramente. E allora grazie, molto gentile. E vedo con piacere che questa pratica sportiva è stata così seguita, e che a Santa Teresa ci sia un riferimento così importante, che richiama sempre gente da tutte le parti della nostra bella isola. E io approfitto per dirvi che noi anche su questo piano stiamo lavorando, perché se Dio vuole stiamo portando a termine il PUDM, il piano di utilizzo del demanio marittimo, e presto, anzi insieme alla dottoressa Rifatto, vice sindaco, che sta seguendo personalmente insieme ai progettisti questo problema, ci confronteremo con voi, anche con i pescatori, anche con chi ha una barca da diporto, perché bisogna fare delle scelte molto importanti che porteranno anche alla razionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo, in modo da evitare cose anche incresciose a cui assistiamo spesso, cioè per esempio quello di vedere uno che pesca alle 9, alle 10 di mattina, alle 11 mentre sono i bambini che fanno il bagno a mare, per esempio, oppure qualcuno che non curante delle ordinanze e delle leggi passa al galoppo col cavallo mentre ci sono i bagnanti. Cioè un minimo di razionalità ci vuole anche in queste cose, e io credo che sarà utile anche per voi, in modo da avere delle zone proprio del paese in cui si può praticare la pesca sportiva degli orari consentiti dalla legge, senza essere disturbati da nessuno, in modo che si possa convivere tranquillamente e serenamente. Credo di aver parlato già troppo. Io mi scuso per non essere con voi per la premiazione, perché devo andare da Cereale, come ho già detto, quindi devo partire, perché con le suocere si scherza poco. Vi auguro, approfitto per augurarvi buon Natale, naturalmente felice anno nuovo, di salute e di pace, ecco, che voi possiate ottenere dalla vita tutto quello che magari oggi il mare non vi ha concesso, e che possiate essere felici e sereni insieme alle vostre famiglie. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie di essere venuto. Allora, io ho... aspettate che... il filo si è staccato.